Colui che più forte di me, disse Giovanni, egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù ricevuto anche lui il battesimo stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. Ecco, la liturgia di oggi ci aiuta a scoprire l'immenso dono che è in noi attraverso il battesimo. Il battesimo è un dono immenso ed è più che necessario e opportuno di tanto in tanto cercare di capire questo tesoro, di contemplare, di renderci più coscienti di questo tesoro che tante volte rimane come un dono chiuso, non conosciuto. E per capire questo dono dobbiamo guardare al battesimo di Gesù e anche all'effetto che fa questo dono quando è vissuto, quando si sviluppa. Il battesimo di Gesù è la condizione perché noi ricevessimo questo dono del battesimo. Se Gesù non fosse venuto, noi saremmo rimasti col battesimo di Giovanni. Avete sentito che c'era un battesimo prima di quello di Gesù, che è il battesimo di Giovanni. Lui stesso dice che è un battesimo con l'acqua. Io vi battezzo con l'acqua. Cosa significa? Significa che tutta l'opera che Giovanni fa porta una purificazione esteriore della nostra vita, come l'acqua che può lavare il corpo ma non può penetrare nello spirito. Invece il battesimo di Gesù è diverso, è qualcosa che può purificare il cuore, può lavare l'anima dalla radice del male. Che cosa fa Gesù per poterci portare questo dono? Abbiamo visto nel racconto, si fa battezzare da Giovanni lui stesso. Nel racconto dell'altro evangelista, credo che sia Matteo, quanto Gesù si avvicina da Giovanni mischiato con la gente, vestiva da laico Gesù, non aveva l'abito degli scribi eccetera, Giovanni lo riconosce per ispirazione e non voleva battezzarlo, gli dice: no, ho bisogno io di essere battezzato da te e tu vieni a me. Riconosce la sua grandezza e la sua santità e Gesù invece dice: no, adesso devi battezzarmi, perché questo rientra nel disegno di Dio
Gesù si mischia con i peccatori come uno di noi, si fa battezzare da Giovanni, scende nelle acque del Giordano e poi risale. E c'è questa manifestazione speciale che San Luca ha raccontato, cioè una voce dal cielo, tu sei mio figlio, e una colomba che si ferma su di lui come simbolo dello Spirito Santo che abita in lui. Questo rito di Gesù ha un doppio significato. Il primo è che lui si rende solidale con noi, pur non avendo peccato, fa la penitenza di noi peccatori. Va da Giovanni, lo ascolta e si fa battezzare. Però questo atto di Gesù ha un significato molto più profondo, perché indica come avverrà il suo battesimo. Gesù per sé c'ha un altro battesimo, di cui quello di Giovanni è un simbolo. Qual è il battesimo di Gesù? È quello che avviene nella sua passione e morte. Un battesimo fatto di vita, non di un rito. Infatti Gesù prima della passione dirà: c'è un battesimo che devo ricevere e come sono angosciato finché non l'abbia avuto. Si riferiva al battesimo reale della sua passione e morte. Nella passione e morte Gesù scende nelle acque della morte e poi risorge a vita nuova, a vita piena, a quella vita di Dio che adesso lui è capace di irradiare su tutti quelli che crederanno in lui. Quindi il nostro battesimo viene da lontano, è immensamente prezioso perché la sua origine è questa immersione del Figlio di Dio nella sua morte e la sua risurrezione. Il nostro battesimo è legato alla Pasqua di Gesù, al fatto che lui è veramente morto ed è risorto. E dalla risurrezione viene a lui la possibilità di dare lo Spirito Santo. Difatti ricorderete che proprio la sera di Pasqua, quando Gesù va incontro ai suoi discepoli radunati nel Cenacolo, la prima cosa che dice: pace a voi, ricevete lo Spirito Santo. Dunque, il nostro battesimo è preziosissimo perché è il frutto della passione e morte di Gesù per noi. Non è un semplice rito, è una vita che viene infusa in noi grazie alla passione e morte di Gesù e alla sua risurrezione. Guardando Gesù crocifisso e risorto possiamo capire un poco almeno quanto è prezioso il nostro battesimo. Secondo, lo possiamo capire anche dagli effetti. Il battesimo ha molti effetti. Uno, già tante volte ne parliamo, non l'approfondisco, è quello che ci libera dal peccato di origine. Dal peccato di origine mette una forza in noi che tende a spegnere proprio la radice del male. Ma la cosa più importante è che il battesimo infonde in noi lo Spirito Santo. Lo spirito dei figli di Dio. Avete notato forse che quando si descrive il battesimo di Gesù si dice che mentre lui sale dall'acqua in preghiera si udì una voce dal cielo che diceva: questi è il mio figlio, l'amato. È la voce di Dio Padre su Gesù. Nel battesimo nostro l'effetto principale è proprio questo. Dio Padre, dopo che noi abbiamo lo Spirito di Gesù, ripete quella parola che disse su Gesù allora. Questa è la mia figlia, questo è il mio figlio amato. Noi diciamo che nel battesimo diventiamo figli di Dio adottivi, significa proprio questo, che l'Eterno Padre ci vede come vedeva Gesù. Quindi è il dono proprio di una vita nuova. E se tu vuoi capire un poco a che punto è il battesimo nella tua vita,
cioè sia fatto effetto, non ha fatto effetto, quanto sei cresciuto, dove sei rimasto, osserva queste due caratteristiche. La prima è se tu ti senti amata da Dio, se sai e senti che sei figlia amata da Dio, oppure se ancora nel tuo cuore prevale la paura di Dio, il timore di essere giudicata da Lui, di essere rifiutata da Lui, di essere condannata da Lui, perché questo è la condizione di chi non ha ricevuto bene il battesimo. Quando il battesimo dà i suoi frutti, nonostante che ci fa vedere i nostri peccati, perché il battesimo è anche una luce di verità sulla nostra vita e ce ne fa pentire, però prevale la certezza che siamo amati da Gesù, da Dio, siamo amati, siamo figli amati, i peccati sono perdonati perché Gesù li ha espiati tutti e quindi siamo liberi di sentirci e di saperci amati da Dio. E poi c'è un secondo effetto che è collegato a questo. Se la grazia del battesimo si sviluppa in te, riuscirai ad amare gli altri e a rompere questo cerchio rigido dell'egoismo che senza la grazia di Dio ti fa concentrare su di te i miei pensieri, la mia salute, i miei soldi, i miei sentimenti, la mia casa, come un cerchio dove non conta nient'altro se non il tuo io. Questa è una prigione. Quando lo spirito di Gesù, lo spirito del battesimo si sviluppa in te, si rompe questa prigione, si apre una porta e tu riesci ad amare gli altri, chi ti sta vicino, perfino chi ti è antipatico e perfino chi ti ha fatto dei torti. Ecco, allora ti invito oggi, anche in questa settimana, a fare una verifica del tuo battesimo per vedere a che punto sei, a che punto si è sviluppato, per vedere quanto sai e senti di essere figlia amata da Dio e quanto sei capace di amare gli altri. Così sia.